Ecco, buonasera a nome della Fondazione Palazzo Magnani, che come sempre è felice di intrattenervi con lezioni di grande caratura, di grande calibro, che in questo caso si sviluppano attorno alla mostra in atto a Palazzo Magnani su Piero della Francesca, in particolare sul disegno rinascimentale tra arte e scienza, relativamente al tema della prospettiva. Una mostra che penso chi l'abbia visitata l'abbia trovata di grande spessore, è una mostra molto importante che, come abbiamo avuto modo di dire in varie occasioni, non vuole solo portare il bello alla portata di tanti, e come dico sempre già questo è fare cultura, ma è una mostra che vuole indagare, vuole approfondire, vuole affrontare una ricerca scientifica su quello che è stato il percorso della prospettiva attraverso i più grandi attori e autori del Rinascimento. È una mostra che dice qualcosa in più nella storia della critica, nella storia dell'arte, rispetto a quanto finora è stato detto. Quindi si aggiunge un tassello importante allo studio di quello che è stato il percorso appunto della prospettiva. È una mostra già frequentatissima, siamo certi che tutte le scuole di Reggio Emilia vogliano approfittare di un'occasione straordinaria, di un evento culturale straordinario che non ha avuto eguali fino ad ora e che lascerà un segno importante. È con noi oggi due grandi personalità che appartengono forse apparentemente a saperi diversi, ma che noi vogliamo metterli insieme in un dialogo che sottolinei, che confermi l'interconnessione, la fusione, l'osmosi tra il sapere scientifico e il sapere umanistico. Grazie di essere qui. E una parte di ciò che volevamo dire è già stata detta, fortunatamente, dal filmato precedente. Tra l'altro, chi è andato a vedere la mostra o chi ci andrà vedrà quel codice di cui si parlava, il codice di Luca Pacioli sulla divina proporzione. Ovviamente non lo potrà toccare perché pena il taglio della mano, naturalmente, no? Ma comunque è protetto sotto una teca e quindi se ne possono vedere ovviamente solo alcune pagine, no? Quelle su cui è aperta. Mentre invece se voi prendete il facsimile e lo guardate, finalmente si possono vedere tutte le figure che niente meno che Leonardo da Vinci aveva regalato al suo amico Luca Pacioli. Tutti vorrebbero avere degli amici così, no? Che gli dice: guarda, ho scritto un libro, no? Non mi faresti le figure, no? E lui dice: vabbè, ti faccio una sessantina di tavole, no? Così. Qui però noi stasera vogliamo parlare più in generale di prospettiva, anche perché la mostra di Palazzo Magnani è su quello, il filo conduttore è la prospettiva. Io vi faccio vedere brevemente, spero per quanto vi è possibile, un po' di diapositive e poi improvvisiamo, non sappiamo bene che cosa succederà. Dunque, la prospettiva è nata con questi due disegni, non questi due in particolare, ma questi sono delle riproduzioni, sono due tavolette di cui tra l'altro c'è una riproduzione migliore ovviamente alla mostra, perché è una riproduzione tridimensionale, di ciò che successe nel 1416, quando Brunelleschi, l'architetto Brunelleschi, andò a Messa. Immagino che si sanno io, perché non credo che non si possa evitare, no? E comunque, no, uscì dalla chiesa, no? dal Duomo di Firenze, no? Alzò gli occhi al cielo e vide di fronte a sé, di fronte alla porta che di voi c'è stata, no? Il battistero di Firenze. E il mio bel battistero, come diceva Dante, no? E decise di perché non disegnarlo come lo sto vedendo? Ora uno potrebbe chiedersi perché, scusa, il grande architetto, i pittori prima di te che cosa facevano?
Forse che non disegnavano esattamente ciò che vedevano o cercavano di riprodurre perlomeno ciò che vedevano. Evidentemente la risposta è no, e vedremo alla fine che cosa effettivamente disegnavano i grandi predecessori degli artisti rinascimentali, in particolare per esempio come disegnava Giotto. E non disegnava ovviamente, no? Come vediamo le cose. Oggi tutte queste teorie sulla prospettiva sono un po' passate di moda, no? Perché per sapere come noi vediamo basta prendere una macchina fotografica, il Signore è venuto qui a dimostrare la cosa, appunto, no? Fare una fotografia, no? E quella è un'immagine in prospettiva, la fotografia non mente. L'occhio però mente parecchio, no? E quindi ci sono voluti secoli per capire come bisognasse disegnare nella maniera in cui l'occhio umano vede. Brunelleschi lo fece quel 1416, la prima immagine è appunto una ricostruzione di quello che lui fece col Battistero di Firenze, poi essendo in casa sempre, no, andò sulla piazza di Palazzo Vecchio, si mise in un angolo e anche lì riprodusse il Palazzo Vecchio. Qual è il trucco della prospettiva? Lo vedremo meglio tra un momento, ma lo si può già immaginare qua, no? Cioè che le linee parallele, no, in realtà convergono verso dei punti che si chiamano punti di fuga o punti all'infinito, e vedete qui, soprattutto in Palazzo Vecchio, no, si vede chiaramente, no, che queste linee, che sono parallele però in direzioni diverse, cioè tra loro sono parallele, ma come fasci sono obliqui, no? Vanno verso punti di vista, punti all'infinito differenti. Quando Brunelleschi fece questa scoperta fu naturalmente un uragano nel campo dell'arte. Lui anzitutto disegnò soprattutto la prima, no, di queste immagini dietro una tavoletta di legno, invece di disegnarla sul davanti. Voi direte come si basta girarla, no? Vabbè, è vero, però no, la mise sul di dietro, no, girata però in maniera speculare. Perché? Perché poi chiamò tutti gli amici, fece un buco sul davanti di questa tavoletta. Naturalmente quando si dice a qualcuno guarda il buco della serratura, la natura umana fa sì che tutti corriamo, no? Perché crediamo di vedere chissà che cosa, no? Attraverso il buco della serratura, e in quel caso attraverso il buco si vedeva uno specchio che era messo dietro la tavoletta, e in questo specchio veniva riflessa l'immagine riflessa del Battistero, dunque si vedeva il Battistero esattamente com'era. E la gente rimase stupefatta perché si inchinava per guardare nel buco di una tavoletta dietro alla quale non c'era nulla se non uno specchio, e si vedeva perfettamente rappresentato il Battistero. Questa idea che l'occhio umano vede linee parallele come se convergessero è in realtà una cosa che gli architetti, gli artisti sapevano da molto tempo. Se voi andate a Firenze, per esempio, ed entrate nella piazza di San Marco, piazza San Marco, dalla parte opposta alla Basilica, voi vedete questa lunga piazza con due linee, due lati paralleli. Ora, come potete vederli paralleli se ho appena detto che i lati paralleli convergono e dovrebbero sembrare andare verso un punto? Beh, è molto semplice. Come mai al contrario? Ah, devo andare dall'altra parte. Basta guardarla dall'alto, no? E vedere come la piazza San Marco è stata costruita. Le linee che noi vediamo parallele in piazza San Marco le vediamo così perché in realtà sono divergenti, no? E quindi l'occhio compensa questo effetto e ce le fa sembrare parallele. Nessuno si immaginerebbe, vista dal basso, dal di dentro, che piazza San Marco è fatta in questo modo. Questa è l'idea centrale della prospettiva. Come si fa a disegnare in prospettiva? Beh, se uno ha come obiettivo quello di raffigurare le cose come le si vedono, anzitutto può fare dei trucchi. Questi sono dei trucchi, queste litografie, queste stampe sono presenti tra l'altro alla mostra di Palazzo Magnani. Sono dei trucchi perché, come vedete, il pittore davanti a sé, sono tra l'altro prese da opere di Dürer, il pittore davanti a sé ha una specie di grata, un velo, come lo si chiamava, un velo prospettico, e il modo più semplice di fare è di copiare, questa grata divide l'immagine che voi volete disegnare in tanti quadratini, oggi noi che siamo uomini tecnologici li chiameremmo pixel, no? Come quelli di uno schermo, per esempio, di computer, e il pittore deve semplicemente ricopiare sulla carta, dove ha fatto una grata analoga, quello che vede dentro ciascun quadratino. È una tecnica molto rudimentale, naturalmente, no? Cioè, si tratta di prendere le cose, no, pezzo a pezzo, di scomporre l'immagine che si vede e poi di ricomporla mentre la si copia.
Però la prospettiva cerca invece di insegnare quali sono le regole astratte, in modo da non dover usare questi trucchi un po' biechi, no? Che erano poi quelli che tra l'altro sia il Dürer che Leon Battista Alberti insegnavano nei loro trattati. I trattati di Leon Battista Alberti, per esempio, che sono degli anni 30, no? del secolo, e beh, in realtà sono semplicemente manuali d'uso. Dice, vuoi disegnare in prospettiva? Ti dico come devi fare, ti insegno i trucchi. Però alla mostra di Piero si vedono cose diverse, si vuole capire quali sono le regole che stanno dietro alla prospettiva. Abbiamo detto che il trucco della prospettiva è nato verso il 1416, subito dopo i pittori se ne sono impadroniti. Qui vedete due esempi, il più famoso è quello sulla destra, che è del 1428, notate sono passati soltanto una dozzina d'anni, e la Trinità famosa, e vedete che addirittura qui si cominciano a disegnare in prospettiva cose come la volta, no? Una volta botte, cioè non soltanto linee parallele, bensì anche oggetti che possono essere circolari. Questo esempio è forse quello di sinistra, è forse il primo esempio che rimane di una rappresentazione prospettica. C'è un signore che fa il bagno nella vasca da bagno, e la cosa che ci interessa, no, è la vasca stessa, non l'immagine, no, la storia che ci sta dietro. Perché vedete, no, che questa vasca si potrebbe assimilare ad un cubo. Il cubo è visto da davanti, quindi le linee verticali sono verticali, le linee orizzontali sono orizzontali, ma le linee di profondità, che anche loro sono parallele, in realtà, come vedete, convergono verso un punto qui sulla sinistra, no? Che è appunto il punto di fuga. Allora, subito questa tecnica, come dicevo, venne assimilata dai pittori. Purtroppo i pittori all'epoca erano mercenari, si potrebbe dire, no? Così, lavoravano a pagamento. I committenti assolutamente non erano interessati alla prospettiva, erano interessati a che si disegnassero bambini con le ali, signori con le croci, no? E così via, no? E allora i pittori facevano quello che bisognava fare. Però erano annoiati di fare queste immagini, perché loro volevano disegnare la prospettiva, che era la nuova, il nuovo grido, diciamo. E allora dicevano, vabbè, l'angioletto e il signore li mettiamo su un bel pavimento, no? Che ovviamente non c'era assolutamente, no? Nei luoghi dove si suppone, no? Che siano successi questi fatti, e questo pavimento lo disegniamo in prospettiva. Quindi vedete che questa è un'immagine qualunque, no? Della fine del secolo, tra l'altro, no? Verso la fine del 400, di un signore che si chiamava Bellini, ma ci sono due parti diverse. Una è la parte raffigurativa e l'altra invece è la parte matematica. La parte raffigurativa interessava al committente, la parte invece di sotto, no, prospettica, interessava all'artista. Ma dicevo, quali sono le regole per disegnare in prospettiva? Sostanzialmente una delle regole l'abbiamo già detta: se vogliamo fare un pavimento, beh, dipende da dove, da che punto di vista lo guardiamo, no? Come il nostro occhio, no, si posiziona rispetto alle mattonelle di questo pavimento. Supponiamo che il pavimento sia fatto di mattonelle quadrate, se noi ci poniamo con l'occhio in maniera parallela a due dei lati del quadrato, no? Ebbene, allora questi lati del quadrato naturalmente, no, andranno a convergere tutti in un punto. La prima regola è questa qui. Tutte le linee parallele e le varie piastrelle hanno tutti questi lati paralleli fra loro, vanno tutte a finire in un unico punto. Nel caso di un oggetto a tre dimensioni invece che a due, come quello delle piastrelle del pavimento, abbiamo un cubo, per esempio come la vasca che abbiamo visto prima, no? Questo cubo visto da davanti, no? Quindi nella posizione più favorevole, mantiene le linee orizzontali orizzontali, come ho già detto, le linee verticali verticali, ma fa convergere l'altra dimensione, la terza dimensione della profondità. E se invece di metterci proprio per bene, no, in una maniera perpendicolare o parallela alle piastrelle, ci mettiamo in maniera obliqua, beh, le cose lì si complicano leggermente. Questo è il prossimo passo. Chi di voi ha fatto disegno geometrico avrà studiato, appunto, queste cose. Il pavimento è sempre lo stesso di prima, le piastrelle sono quelle di prima, però questa volta diventa complicato perché ci sono due direzioni di linee parallele. Una, come prima, deve andare a finire nel punto di fuga, ma l'altra di prima era parallela a noi e rimaneva orizzontale, mentre invece in questo caso anche questa va a finire in un suo punto di fuga. Quindi ci sono due punti di fuga in questo caso, che vengono congiunti da una retta, che si chiama retta di fuga o retta all'infinito, e nel caso di un cubo vedete che le cose si complicano abbastanza, perché rimangono verticali le linee, non sto benedicendo, benché dopo tutti questi soggetti di
di natura religiosa potrebbe venire voglia di farlo, ma comunque linee verticali, no? Tutte verticali, no? Fra di voi, ma rimangono altre due direzioni, no? E questa volta le due direzioni devono andare verso un punto di fuga. E queste sono le regole che molti di voi avranno imparato a scuola, se avete fatto geometri, quelle ne avete imparate anche altre, molto più complicate, e vi sarete annoiati. Ma anche nei licei, credo, eccetera, no? Si insegna. In genere ci si ferma qui, perché le linee verticali noi in genere le vediamo verticalmente, o perlomeno così succedeva nel Rinascimento. Oggi se andate a New York vi trovate un po' più in difficoltà, se siete sulla cima di un grattacielo, e beh, allora lì certo che guardando giù, oppure se siete di sotto guardando su, anche quelle linee verticali, no, dovreste vederle convergere, e infatti la teoria ci dice che sono tre i punti di fuga fondamentali, perché ci sono tre assi cartesiani perpendicolari fra di loro, ciascuno dei quali ha un suo punto di fuga. Allora la retta all'infinito diventa un cerchio all'infinito, ma queste cose in genere nei quadri, soprattutto nei quadri classici, non si vedono. Questo è proprio classicissimo invece, è un tipico esempio di una prospettiva che si chiama centrale. Centrale perché c'è un punto che appunto in genere si pone o si poneva al centro del quadro, proprio di fronte nei quadri più classici, diciamo così, agli occhi dell'osservatore. E notate, come abbiamo detto, le orizzontali rimangono orizzontali, le verticali rimangono verticali, ma tutte le linee di profondità a qualunque livello, vedete anche quelle di sotto, qua giù no, ci sono i banchetti, diciamo, sotto le pedane di quello che viene rappresentato, tutto converge in un unico punto. Il tipico esempio, forse il più bello che c'è, di una prospettiva centrale è la famosa scuola di Atene, che tutti conosceranno, no? Raffaello, Stanze Vaticane, no? Che appunto l'ho fatta in questo modo, e c'è un punto di fuga a metà tra i due personaggi principali, che sono Platone e Aristotele, che guardano uno su e uno giù, insomma tutte queste cose che molti conosceranno meglio di me. Questo invece è l'esempio che avevo citato prima, e la Trinità del Masaccio, e guardate, no? Vedete che questa volta c'è questa volta botte è fatta di tante linee anch'esse parallele, pure quelle devono convergere in un punto. Notate però dove arriva questo punto, come mai questo punto è messo così basso? Beh, non è il punto che è messo così basso, il problema è che è il dipinto che è messo in alto, perché è sopra un altare. E allora il punto è di nuovo di fronte agli occhi di chi guarda, però poiché il dipinto è sollevato, no, il Masaccio le fa convergere in questo modo. Ci sono le testimonianze del Vasari, tra l'altro a un certo punto questo affresco doveva essere buttato giù, no? E fu il Vasari stesso, no, che dice lo salvai io, no? Perché c'era questa cosa meravigliosa in cui si vedevano questi soffitti a cassettoni che sembravano veri, e il sembrare vero era appunto dovuto al fatto che si stavano usando le regole finalmente per disegnare come si vedeva. Ci sono tanti triangoli qui dentro, perché è un dipinto che si chiama La Trinità, ovviamente deve richiamare il numero 3, no? Vedete un triangolo per esempio che passa, che congiunge gli occhi dei due testimoni di sotto, che sono la signora, che credo sia la madre, e San Giovanni sulla destra, che è il discepolo prediletto, lassù c'è Dio Padre, no? E quello è un triangolo. Ma poi c'è un triangolo invece dall'altra parte che congiunge le ferite del crocifisso, no? Cioè le mani e i piedi. Se intersecate questi due triangoli viene fuori la stella di David, che è un esagono ovviamente, no? Con sopra triangoli equilateri, eccetera. E qui ne ho messi due. Ma ce ne sono moltissimi di questi triangoli in quest'unica particolare raffigurazione, proprio perché è un continuo riferimento. Vedete che ci sono altri due testimoni, sono i committenti in questo caso, no, di Lino, di nuovo si potrebbero fare altri triangoli basati su di essi. Man mano che passano i secoli, la tecnica della prospettiva viene introiettata, tutti la capiscono, tutti la vogliono usare, e dal 400 in avanti fino alla fine dell'Ottocento, cioè fino a quando arriva la fotografia, e quindi la fotografia rende inutile una descrizione perfetta, una rappresentazione perfetta fotografica, come diremmo oggi, no? Delle immagini, allora i pittori certo dicono bene, se vogliamo fare le cose in prospettiva le lasciamo fare alla macchina fotografica, no? E noi ci mettiamo a fare altro, e di lì nasce, no, ovviamente fine dell'Ottocento e poi tutto il Novecento, un'arte completamente diversa. Ma per cinque secoli i dipinti sono stati tutti fatti seguendo quelle regole.
Però queste regole servono in condizioni normali, come quelle che abbiamo visto prima. C'è un cubo, lo vogliamo vedere, di in alto, dai lato e così via. Quando però ci si pone in posizioni estreme, per esempio, come si fa in questo quadro, ebbene allora le regole lì devono essere tirate un pochettino per i capelli, non bisogna spingerle per l'appunto ai loro limiti. Questo è un famoso quadro, si chiama Gli ambasciatori, vedete ci sono questi ambasciatori lì che vestiti di ermellini, no? in alta pompa magna, tutto è disegnato perfettamente, vedete ci sono anche degli oggetti circolari complicati come quel liuto e così via. Ma poi davanti qua c'è una macchia di colore che non si capisce bene che cosa sia e la si può capire soltanto quando ci si avvicina alla parete, no? E si guarda questa macchia di sbieco, perché questa è quella che si chiama una anamorfosi, è una tecnica che è sempre una tecnica prospettica, ma tirata all'estremo per far vedere da certi punti di vista le immagini che però appaiono distorte quando noi invece le vediamo da punti di vista che non sono quello preferito. Ora, cosa si vede se uno gira e se va vicino attorno al piano? Ecco, si vede questo. Cioè di fronte agli ambasciatori, questo malizioso pittore, no, che è ambasciatore in pompa magna, no, gli ha messo un teschio, no, per ricordargli, no, che anche se sei vestito d'ermellino, prima o poi farai quella fine lì. Ci sono esempi meravigliosi in giro per il mondo di queste anamorfosi e l'anamorfosi ovviamente, una di queste che consiglio sempre a tutti di andare a vedere, perché è privata, ma si può vedere se uno ha un minimo di faccia di bronzo, no? Poi un massimo sarebbe ancora più utile, no? Cioè voi andate a Piazza di Spagna, no? E cercate di evitare quando ci sono le partite di calcio perché sembra che non sia, no? Ma comunque andate a Piazza di Spagna, salite la gradinata di Piazza di Spagna, a un certo punto vi girate, salutate Bruno Vespa che come sapete ha un terrazzo, no, su questa gradinata, continuate, no? Non vi curate di Bruno Vespa, no? Ma guardate, passate. Arrivate di fronte a questa chiesa, che è la chiesa appunto, no, che sta in Piazza di Spagna, e non entrate in chiesa, no, perché ormai la prospettiva è già stata inventata, no, è inutile entrarci, no. Sulla sinistra di questa chiesa c'è una scalinata che va per così, no, al contrario. Quello è un collegio privato, no. Voi salite quella scala, no, entrate dentro, c'è un cerbero che vi ferma. No. E voi dovete dire questa, segnatevela per chi di voi ha matita, penna e matita, no, dovete dire: posso andare a fare un saluto a Mater, che sarebbe il nome della Madonna. A volte il cerbero si commuove, no? Soprattutto se non vi riconosce, non sa che è abbastanza improbabile, no, che voi andiate a fare un saluto a Mater, no? E vi dice: vabbè, vada, ma stia poco. No? Allora voi entrate e andate su, no, dove lui vi dice, no? Mater sta, una Madonna, no? Sta in chiesa. No? Vicino all'entrata della chiesa c'è una porta dove c'è scritto privato, lì dovete entrare. No? Aprite la porta, no? E a volte, io l'ho fatto più volte perché poi mi sono divertito ad andare con amici, no? Parenti, eccetera, no? A volte la porta è chiusa, perché essendo privato, no? Però a volte è aperta. Se voi entrate, no? Vedete questa parete. E questa parete, come vedete, nella rappresentazione di colline, no? di case, di colli, no? E così via. Ma se voi vi mettete vicini alla parete, come è meglio fare quando siete in casa d'altri, no? E passate vicino al muro, no? Quello che vedete, no? è questa immagine, qui siamo soltanto a metà, no? Ed è un San Girolamo, vedete, no? Se poi più vi mettete vicino, naturalmente più questa figura appare, no? Distorta, o viceversa, no? Più vi mettete lontano, no? E più l'immagine si discioglie. Alla mostra vedete molte immagini, ce ne sono parecchie nelle ultime sale, no, al primo piano, no, che rappresentano proprio questa tecnica estrema di rappresentazione, che è appunto l'anamorfosi. Ora voi direte: vabbè, questi sono dei perdigiorno, no? Ovviamente non ha niente da fare, no? e quindi si mettono a disegnare così. Ma la tecnica dell'anamorfosi è fondamentale. Perché se voi volete, vedete, qui ci sono, sulla destra c'è una rappresentazione da un libro di Dürer, no? E qui credo che questo sia di un bozzetto di Michelangelo. Se voi volete disegnare una figura molto grande, in alto però, che sta molto in alto, per esempio, se vi viene dato l'incarico di pitturare il muro della Cappella Sistina, no?
E beh, quello no, tutti vorrebbero averlo naturalmente, un incarico di questo genere. Questo incarico venne dato a un signore, no, che adesso qui fa sfoggio di conoscenze. Questo signore, come tutti sapete, si chiamava Michelangelo. Michelangelo però 20 anni prima ebbe l'incarico di pitturare il soffitto della Cappella Sistina, perché di lì si comincia, no? E quello che faceva Michelangelo all'epoca era di dire: il compasso, diceva lui, il pittore lo deve avere negli occhi. Come a dire che questi pittori che usano la riga, il compasso, eccetera, non sanno quello che fanno. No? E allora lui fece, ovviamente fece la volta a pezzi, no? La commissione credo che lo fece in 3 parti, mi sembra, no? Quindi mise su le famose impalcature, tutti abbiamo visto i film, no? Lui disegnava, no? Disteso sulle impalcature, no? Dipinse tutta la cosa. No? Alla fine, finito il primo terzo della Cappella Sistina, si tolsero le impalcature e ci mancò poco che il Papa il compasso glielo piantava negli occhi, no? Perché effettivamente lui aveva disegnato come vedeva le figure, no? A distanza di 1 metro, no? Ma queste figure viste dal basso erano tutte distorte, no? Anche perché la volta non è rettilinea, no? Bensì è bombata, no? E quindi effettivamente se voi prendete queste immagini che vendono nel Vaticano della volta raffigurata tutta di seguito, no? Fotografata pezzo per pezzo e messa insieme, e le guardate da una estrema all'altra, vi accorgete che le immagini cambiano nel tempo, e nel corso del tempo Michelangelo imparò la tecnica, quindi alla fine della volta le immagini erano distorte quando le si fotografano da vicino, perché non fossero distorte quando le si vedono da lontano. Arrivato ovviamente al giudizio universale, la cosa ormai gli era nota, eccolo qua, questo è il giudizio universale. Quando viene fotografato questo giudizio universale? Viene fotografato ovviamente per poterlo prendere tutto insieme in un'unica fotografia, così, cioè si va sopra un cavalletto, ovviamente non potete farlo voi, no? Dovete prendere le immagini che vi vendono, no? Si va sopra un cavalletto che più o meno pone la macchina fotografica al centro della parete. E cosa succede? Guardate com'è distorto quell'uomo che è laggiù, che giudica, no? Che appunto è il giudice universale, no? Alla fine dei tempi. Cioè, vedete le immagini di sotto come invece sono più piccole rispetto a quelle di sopra. Perché? Ma perché voi non lo vedrete mai così il giudizio universale. Nessuno vi permetterà di salire su una scala, no? Di andare a vedere a metà della parete, no? Cosa succede. Voi lo vedrete di sotto. E di sotto queste figure che qui appaiono piccole appariranno esattamente grandi come quelle lì che invece qui appaiono grandi. E questa tecnica di distorcere le cose in modo, come insegnava Dürer in questa parte, no? Della parte destra dell'immagine, è esattamente quello che serve per disegnare le cose come si deve. Qui nel passaggio c'era una, forse l'esempio più bello di anamorfosi, che mi duole dire di un gesuita che si chiama Andrea Pozzo, e è il trionfo di Sant'Ignazio, no? A Roma, ed è un'immagine che si può vedere soltanto da un punto particolare della chiesa. Quando voi entrate in Sant'Ignazio c'è, tra l'altro per evitare che vi venga male al collo hanno messo uno specchio, no? Quindi voi lo potete vedere riflesso nello specchio, ma dovete andare lì. Perché se non andate lì e lo guardate di lato, no, tutto questo dipinto, no, appare un po' sbilenco. Mentre invece da quel punto di vista lì, che è esattamente sotto Sant'Ignazio, nel suo trionfo, vedete tutto che converge verso un unico punto di fuga e l'impressione è veramente meravigliosa. Quindi questi sono i motivi per cui poi la prospettiva è stata usata ed è stata inventata, per disegnare le cose giuste nella maniera in cui le si devono vedere. Il problema però, e qui sto appunto concludendo questa presentazione, il problema è, ma prima di Brunelleschi, prima della prospettiva, cioè come mai i pittori disegnavano diversamente? Forse che non riuscivano a ricopiare esattamente quello che vedevano con i loro occhi? Alla fine dell'Ottocento, questo naturalmente non è Giotto, no? Ma è, come tutti sanno, Van Gogh, la stanza di Arles, lui disse, Van Gogh dice, voglio cercare di vedere come, di disegnare questa mia stanza nel modo esatto in cui il mio occhio lo vede. Ora questo lo diceva in una lettera a suo fratello e faceva il bozzetto della stanza. E guardate com'è il bozzetto della stanza, è perfettamente disegnato in una prospettiva normale, no? In cui le linee verticali sono verticali, quelle orizzontali sono orizzontali, eccetera. Come mai il bozzetto è diventato quel quadro? La prima spiegazione è che noi sappiamo che Van Gogh era un po' incontinente, quindi insomma, no, probabilmente qualche assunzione di sostanza, no, gli ha permesso di vedere le cose come erano. D'altra parte, no,
sia William Blake che Thomas Huxley, Aldous Huxley, no, ci dicono che quando si aprono le porte della percezione vedremo le cose come stanno, ma le porte della percezione sappiamo tutti, no, come farle aprire. Però in realtà la cosa qui è voluta, perché non è l'unico esempio, sono tutti esempi di quell'anno lì fatidico, 1888, alla fine dell'Ottocento, come vi dicevano, quando ormai sta arrivando la fotografia. Van Gogh questi trucchi li fa più volte. Guardate il bozzetto sulla destra, no? Dice voglio fare questo quadro, e poi guardate come questo quadro viene sulla sinistra, no? E così via. L'altro ponte, no? Guardate questo qui, poi è straordinario, perché sulla destra, no? Effettivamente le orizzontali sono orizzontali, no? E sulla sinistra no, sono diventate così. Allora, problema, come mai quando uno dice voglio vedere le cose come effettivamente si vedono, poi le faccio in questa maniera distorta? Perché Van Gogh da una parte e Giotto dall'altra disegnavano in questo modo? Ora, la cosa interessante è questa, che Giotto, naturalmente, insomma, non era l'ultimo arrivato, no? Era l'ultimo arrivato dopo Cimabue, ma poi insomma, no? la sapeva lunga. No? L'idea è che la prospettiva di cui abbiamo parlato finora, no, è una prospettiva che quando la si fa su una linea invece che su un piano, ovviamente come mai la faccio su una linea qui? Perché gli oggetti sono a tre dimensioni e bisogna ovviamente spiattellarli, no, su due dimensioni, però è complicato, no, farlo vedere. Allora, quando noi abbiamo di fronte, no, per esempio quelle frecce lassù, no, e le vogliamo vedere dal punto di vista di sotto e le vogliamo proiettare su una retta, no, orizzontale, queste frecce, no, vengono proiettate semplicemente da quei raggi che voi vedete, no? Ciascuna freccia che è verticale sulla retta diventa orizzontale, no? E però vedete come, tra l'altro, le distanze sono diverse, no? Più la freccia è lontana, no? E più naturalmente, no, la sua immagine diventa lunga, no? Stranamente. Più è vicina e più ovviamente, essendo quasi verticale, no, la sua immagine si accorcia. E le frecce, le punte delle frecce vanno in due sole direzioni, ma tutte e due, no, verso il punto centrale. Il cubo lassù fa la stessa cosa, no? Tutto va a finire le linee di profondità in un unico punto. Se noi invece volessimo proiettare in una situazione più complicata, non su una retta, ma su un arco di cerchio, e perché dovremmo poter fare questo o voler far questo? Ecco qua, Giotto, ma non solo Giotto, perché Giotto seguiva le regole degli antichi, Euclide addirittura 2000 anni prima, dicevano se noi vogliamo proiettare le cose esattamente come le vediamo, basta che guardiamo come è fatto l'occhio. L'occhio è una palla, è una sfera. Non dobbiamo fare una proiezione piatta, come invece poi scoprì che Brunelleschi che bisognava fare. Ma loro dicevano dobbiamo proiettare su una sfera, perché questo è il modo in cui le immagini arrivano sulla nostra retina e questo è il modo che noi dobbiamo trasportare sulla tela. Qui, nella situazione semplificata, questo significa che invece di proiettare su una tela, cioè su una linea, vogliamo proiettare su una sfera, cioè su un arco di cerchio. E guardate cosa succede alle solite frecce che c'erano prima. Anche lì ci sono queste freccette, no? Però poiché sono messe non più su una retta, che quindi vanno a finire tutte in un punto, bensì sono messe su un cerchio, ciascuna coppia di frecce va a finire in un punto, ma man mano che noi prendiamo coppie lontane, questi punti diventano punti differenti. Cioè, in altre parole, quello che prima lassù era una proiezione con un punto di fuga, qui diventa una proiezione con infiniti punti di fuga, che stanno però tutti su una stessa verticale, che si chiama asse di fuga. Allora scopriamo, cosa che poi tra l'altro nella scienza, ma questo magari possiamo parlarne dopo, no? Spesso succede che gli antichi facevano le rappresentazioni più complicate e i moderni, quando hanno fatto le loro rivoluzioni, hanno fatto cose più semplici. Un altro esempio, che non è il caso di sviscerare adesso, però il sistema tolemaico e il sistema copernicano. Il sistema tolemaico è più complicato di quello copernicano, perché si pone in una situazione complessa di rappresentare il moto dei pianeti visto dalla Terra. Il sistema copernicano dice, ma perché non li guardiamo dal Sole? Molto più semplice, diventano tutti cerchi. Visti dalla Terra diventano cerchi su cerchi, no? E allora scopriamo che questo è stato anche il percorso dell'arte. E allora il passaggio dalla prospettiva di Giotto, una prospettiva assiale, alla prospettiva di Brunelleschi, una prospettiva centrale a un unico punto, è quello che ha caratterizzato quel momento. Notate cosa succede nel cubo,
Vedete che le linee di sopra convergono in un punto e anche quelle di sotto convergono in un punto, ma non più lo stesso. Convergono su punti che stanno su una retta e quelle intermedie farebbero la stessa cosa. Come si dovrebbe rappresentare in fotografia una cosa di questo genere? Eccola qua, questa è una immagine fotografica, fatta però con una macchina fotografica che non usa la prospettiva normale, cioè quella puntuale, bensì la prospettiva sia. Questa è una stanza normale, in cui le pareti sono parallele, ma poiché noi non usiamo la prospettiva che abbiamo detto prima, no, le pareti ci sembrano diventate curve, è certo che il mondo non è così che lo vediamo, no? Cioè è strano che gli antichi volessero disegnare come noi vediamo il mondo e lo facessero in realtà in maniera molto distorta. Questo è un esempio di Giotto e guardate quello che vi dicevo, qui sotto non serve a nulla, no? Perché qui sotto non c'è prospettiva, è la solita dicotomia, no? Sotto rappresentiamo l'ordine dei francescani che vanno di fronte al Papa, eccetera, non ci interessa, ma sopra ci sono dei cassettoni e i cassettoni hanno linee parallele, uniamo le coppie di linee parallele e che cosa succede? Succede che abbiamo tanti punti. Non convergono tutte nello stesso punto, ma convergono su punti che però stanno su un'unica retta. Questo è un tipico esempio di prospettiva assiale. Questo è un altro esempio, no? Anche qui sotto c'è gente che mangia, eccetera, no? Contenti e felici, un capretto, sembra forse Pasqua, no? Così. Però di nuovo andiamo a vedere sopra, no? I cassettoni del soffitto, di nuovo uniamo le rette parallele corrispondenti, otteniamo tanti punti e notate, questi punti sono tutti in linea verticale. Quindi questa è l'idea della prospettiva, cercare di disegnare le cose come l'occhio le vede. Gli antichi ingenuamente pensavano che poiché l'occhio è rotondo, allora noi dobbiamo disegnare come se fosse una prospettiva sferica, no? E poi ci si accorge che invece le cose non stanno così. Certo che l'occhio è rotondo, è vero. Ma d'altra parte, oggi abbiamo scoperto, ad esempio, che quando noi guardiamo le immagini sulla nostra retina arrivano, no? Girate al contrario. E non è che per questo motivo dobbiamo girare i quadri allora sotto sopra, no? Perché il cervello compensa questi effetti. Il cervello compensa anche gli effetti del fatto che le immagini effettivamente non sono curve e ce le fa vedere direttamente e diritto. Io mi fermerei qui perché questa è un'idea, no? Della prospettiva e adesso vediamo come continuare questa conversazione o questo dialogo con...